aiutateci, questo è l'ennesimo appello che stiamo mandando tutte noi, riportateci a casa. Posso dire solo di essere talmente stanca e stanca mentalmente, fisicamente, che non ho neanche più la forza per arrabbiarmi. Ci siamo rivolti all'ambasciata nostra italiana, che se ne è lavata le mani. Bloccati all'estero per l'emergenza coronavirus, erano fuori dal paese in vacanza per lavoro o per motivi di studio, un'odissea vissuta da molti italiani, risolta grazie all'intervento di 48 voli charter messi a disposizione da imprese aderenti ad Astoi, Confindustria Viaggi e altri voli di linea. In 22.000 sono riusciti a rientrare. L'associazione raggruppa il 90% dei tour operator italiani. Da oltre un mese si è fatta carico di un gran numero di rimpatri dei nostri connazionali, della loro assistenza in quarantena e della riprotezione dovuta alla cancellazione dei voli. Uno sforzo logistico, oltre che economico, che in certi casi, sottolineano gli imprenditori del settore, ha colmato le assenze delle istituzioni. Un volo charter che parte dall'Italia vuoto può costare da un minimo di 50.000 fino a 200.000 euro.